Continuando a sfogliare tutto il materiale che è arrivato dal Salone di Francoforte, troviamo Maserati che ha presentato un SUV in occasione di questa rassegna tedesca dell'automobile. E noi nel prossimo servizio vediamo di cosa si tratta questo SUV con la spiegazione di Lilia Marcucci. Maserati Coupé. The essence. Maserati ha finalmente svelato al Salone di Francoforte la vettura che segna il debutto della casa del Tridente nel settore dei SUV. La Maserati Kuban Concept è una vettura che ha dato luogo a critiche, entusiasmi e dibattiti economici, sociali e politici riguardo il luogo di produzione, ma non ha nulla a che fare con la Kuban di Maserati, presentata al Salone di Detroit nel 2003. Engines will be produced in Maranello by Ferrari for Maserati. An automatic 8-speed transmission, specific performance components and settings of all important systems such as suspensions, brakes, steering will be exclusively developed and tuned by the Maserati Product Development Department. Lo stile del concept car visto a Francoforte non dovrebbe essere molto diverso da quello che si vedrà quando il prodotto definitivo entrerà in produzione e che è stato promesso per il 2013. La calandra di grandi dimensioni e le forme morbide e moderne conferiscono una linea sobria alla nuova Kuban, disegnata dal centro stile Maserati sotto la direzione di Lorenzo Ramacciotti e che promette il raggiungimento di velocità elevate. Tutto questo è attualmente possibile grazie all'alleanza con Chrysler, che ha da poco a disposizione la Jeep Grand Cherokee SRT8, un grande SUV da 465 cavalli che arriva a 100 km all'ora in 4,8 secondi. La casa del Tridente, però, ci tiene a precisare che la vettura sarà in tutto e per tutto una Maserati, anche se ci saranno sinergie che d'altronde sarebbe assurdo non sfruttare. Ma una Maserati si compra perché la fanno a mano a Modena, dunque stile, sospensioni, freni sterzo, handling e motore si faranno in viale Ciro Menotti. Quindi i motori saranno Maserati di nuova generazione, progettati a Modena da Paolo Martinelli, responsabile motori di Maserati, e saranno prodotti a Maranello da Ferrari. La trasmissione sarà invece automatica a 8 rapporti fornita da ZF. Ed è l'unico contenuto tecnico che il Tridente ha anticipato oggi, mentre è probabile che la progettazione della trazione 4x4 possa essere influenzata dall'esperienza fatta con il sistema 4RM, adottato sulla Ferrari FF. In questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale, siete fedeli e noi restiamo qui con voi per ancora più novità del mondo dei motori, sempre con Motor News. A tra poco.